tutti amici di Ghost Hunters Italia, bentornati qui sul canale. Oggi qui con me c'è Gle. Ciao. E siamo tornati in una location mozzafiato, ovvero Villa Conchiglia. Infatti dall'ultima volta è passato un po' di tempo e però questa volta siamo da soli, soletti, di notte a Villa Conchiglia. Quindi entriamo, esploriamo. Tra l'altro c'è un po' di vie che non avevamo visto, sì. Quindi siamo tornati apposta e vediamo se abbiamo qualche riscontro interessante anche questa volta. C'è da dire che ovviamente essendo da soli tutto si amplifica, cioè, diciamo così, delle volte, quindi essendo anche un posto che non conosciamo perfettamente, l'abbiamo visto una volta sola, quindi insomma non è che siamo esperti della casa, sarà un'esperienza forte, perché no? Mi immagino già i rumori. Posto. Quindi ragazzi, entriamo dentro e iniziamo l'indagine a Villa Conchiglia, andiamo. Ok ragazzi, siamo praticamente all'entrata e c'è da dire già subito che vediamo casino, l'altra volta. Esatto, che non c'era. Esatto. Permesso. Che bordello che hanno fatto. Ci hanno messo una persiana, l'hanno buttata qua. Ma perché fanno così? Io veramente la gente non ho la minima idea di cosa. Perché ragazzi, fuori mentre arrivavamo sentivamo una puzza di bruciato, quindi stavo un attimo sentendo, ma anche lì hanno fatto casino. Permesso. Questo non mi ricordo se era già così. No, neanche io. Ok, ad esempio di là non ci siamo andati. È vero, perché siamo andati a sinistra. Sinistra. Oddio, cos'era? Un topo? Non ho visto. Sì, è un topolino. Ma dove? Lì sotto. Qua, vero. Lì. Ah, ok, ma finché un topolino. Sì, è un topolino. È anche tenero. Ok, allora. Topino però non fare movimenti. Ok. I lupi. Oddio, più o meno. Andiamo direttamente di qua, che dici? Nella parte nuova. Tra l'altro, se io che Gle avevamo il dubbio che la scala. Penso che sia. Così. Guarda! L'estintore! C'è sempre uno! Dicevo. Avevamo il dubbio che la scala, quella là conchiglia, non era l'unica, ma ce n'è un'altra, sì. Credo, in teoria. Poi c'è. Che hai sentito? La voce? Sì. Anch'io. Mi sono bloccato. Vedi? Qua c'è una scalinata, una volta l'ho vista. Allora, noi non siamo qua per disturbare, né per far nulla di male. Siamo tornati in questa villa perché uno ci è piaciuta tanto e ci ha affascinato. In secondo luogo è per capire se abbiamo riscontri ulteriori questa volta. Quindi se ci sono delle energie o delle presenze, chiedo gentilmente, in maniera pacifica, di manifestarsi. Questo l'abbiamo visto però. Passi. Movimento. Questo me lo ricordo, sto. Tic. Ma o è acqua che gocciola? Sembra acqua. Perché sennò c'è qualcosa che non va. Dicevo, quello l'abbiamo visto, mi sembra. Questo cammino gigante. Sì, mi sembra di sì.
Quindi sai che ti dico? Andiamo nelle scale di là e saliamo. Sì. Che là non ci siamo andati. Qua si collega l'altro. Molto bellissima. È una pecora. È una pecora? Sì, una capra. Che brutto verso però. Quello è andato. Mamma mia, quello è andato. L'hanno creata così. Ok, qua siamo ragazzi sul terrazzo praticamente della casa. Veramente molto bello. Cioè, immaginatevi ai tempi. Quando arrivavano gli ospiti in carrozza, magari. Che vetrate! Sì, veramente belle. Tutte queste vetrate veramente grandi, che poi ovviamente erano visibili dal basso. Queste, ah, sono chiuse, ok. Ah, ma ho capito qua dove siamo. Secondo me sono gli stanzoni quelli. Non c'è niente, perché sennò l'avremmo visto. No, è lo stanzone. Quello dove sopra c'era le vetrate che vedi sotto. Sì, sì, sì. È lì. No, mi sa che dobbiamo tornare indietro. Tutto chiuso. Chiuso. Però ci stavo a vedere questa parte. Che abbiamo fatto? Mamma mia. Qua hanno spaccato proprio il marmo. Eh sì. Perché poi? Cioè, ma sì, così accanto. C'è un terrazzo, perché spaccare la cornice. Ah, chiesa dritto, qua arrivavi direttamente in chiesa. Però hanno chiuso, cioè si può entrare lì, però la chiesa sinceramente non mi interessa, anche perché c'è la casa dei cani. Sì, no, è vero. Quindi evitiamo. Ok ragazzi, torniamo di sotto e a questo punto andiamo verso i saloni. Spostamento. Sì, no. Forse tipo spostamento. No, forse magari esterno, qualcosa di. Ma da che parte hai sentito? Da che parte? Più o meno, non lo sai. No, poi ti sei anche mosso. Ok ragazzi, a questo punto direi di proseguire per sinistra e andare praticamente dove ero andati la volta scorsa, cioè seguire la stessa strada. Infatti siamo arrivati alla sala, davvero molto bella tra l'altro, dove una volta era tutta affrescata, tutta modellata.
sì, vicino. C'è qualcuno qui con noi? Se sì, puoi far illuminare lo strumento che ha in mano lei, per favore. Non dico il nome, per adesso non dico il nome. Poi vi dirò il perché dopo. Allora, ricordo ragazzi che il K2 ci si era illuminato nella biblioteca, solo lì, che mi pare che è di qua. Ah, io non me lo ricordo. Nemmeno io. Comunque ragazzi, è veramente labirintica questa villa, una volta che sei dentro, soprattutto dai saloni principali, ovvero questi, è veramente, cioè, è pieno di porte, pieno di corridoi. Orientarsi è veramente un dilemma. Un po' tutto al buio, tra l'altro. Sai cosa? Non mi ricordo la stanza dove ti aver sentito lo shh. Erano le cucine. Dove erano? Lì. Sotto? Dici? No. C'è la cassaforte per terra. Come c'è entrato questo qua? Ma ce l'hanno portato qualcuno per forza. Bellissimo ragazzi, veramente, veramente bello. La stanzone qua è veramente mozzafiato. Ah, eccola. La scala. La cucina forse è la sinistra. Di qua. Andiamo. Ma qua ci siamo ancora venuti, eh. Nel frattempo, se c'è qualche entità, le chiedo di manifestarsi gentilmente. Noi cerchiamo dei segni che esistete. Che freddo qua. Qua ragazzi c'è un freddo, c'è una finestra aperta. No, qua non l'avevamo visto. Non mi ricordo di sta parte. Ah, adesso dove siamo? Abbiamo fatto il giro.
labirinto davvero. Eh sì. Ma come è possibile che non abbia fatto il giro? Non era giù la porta sbarcata. Poi siamo saliti. Allora un'altra porta. È uguale perché c'è pure il buco. Che bello qua però, non siamo mai venuti. Tutto blu. Oh. Caduto. Questa parte inquietante di brutto. Ragazzi, questa è una parte inedita, l'altra volta non l'abbiamo vista. Sta avendo una domanda, non è che la scalinata è di qua? Ah, potrebbe essere. Cos'è qua? C'è un laggio. Magari è questa. Dico, magari è qua. Luce. Ah, è la chiesa. Siamo alla chiesa. C'è qualcuno qui con noi in queste stanze? Se si può fare un rumore. Sta passando un aereo. Questo non è un cane però. Hai sentito? Questo ero io. No, no, prima. No, adesso l'ho fatto uscire. Sta piovendo. Sempre nei mesi. Ok, allora quello. È iniziato a piovere. O magari un po' di vento e le foglie sono tutte. Questo no. Questo ho preso per forza, è troppo forte. Thank you.
vomita l'anima. Perché sai, perché inizialmente mi sembrava un rutto. Ma che a me. Che cazzo è? Allora, ci sono questi cani che abitano qua vicino. Abitano. Abitano. Sono veramente antipatici. Sì. Ma quanto i piccioni, proprio a volte presenti i piccioni quando ti fanno prendere gli spaventi all'improvviso. Ecco, loro sono peggio. Non c'è niente. Eh no. Però il rumore delle panche. Sì. Tanta roba. Ok, quindi andiamo di qua. Cioè, ma quindi qua è il retro della casa? Mi sa. Dei suoi campi. Ok. Siamo ritornati dove c'è la scala a forma di conchiglia. A questo punto io direi. Vediamo. Sì. Se anche questa volta sentiamo qualcosa di strano nella biblioteca. Ho sentito un rumore strano, tipo qualcuno che si gratta, sembrava. C'è qualcuno qua dentro? La volta scorsa abbiamo avuto delle risposte abbastanza importanti qua. Nella Bibbia mi sono sentito toccare la fronte. Così. Chi mi ha toccato? Ci ha preso niente, no? Mi sono sentito toccare la. Sfiorare anzi la fronte. Non ti ho dato il permesso però di toccarmi, anche perché non so nemmeno chi siete o chi sei. Non ci dovete toccare. Mi sono sentito tipo sfiorare in questo modo. Capito niente. L'altra volta avete fatto illuminare questo strumento. E lui. Ok. Potete rifarlo? Se vi avvicinate e lo toccate. Potete far illuminare. Potete far illuminare queste lucine. Ci fate capire che siete qua con noi. Possiamo comunicare. Ok ragazzi, ci siamo messi piazzati praticamente su. C'è nella stanza della biblioteca e vediamo, stiamo con un po', vediamo se abbiamo risposte con qualche strumento, se sentiamo qualche rumore. No? C'è nessuno che vuole interagire? Siamo in pace, siamo brave persone, non vogliamo fare niente di male. Siamo già stati qua, vi ricordate? Abbiamo due strumenti con cui possiamo comunicare con voi.
Con questo potete far illuminare le lucine, se mettete la vostra energia. Con questo posso rilevarvi. C'è qualcuno con noi? Nonostante faccia freddo, ci siano continui sbalzi di quelli che ho portato davanti alle correnti e alle finestre, in questo momento qua non sta dando nessun segnale. Io lo chiedo lo stesso, anche se... Attenzione. Non si sta male, magari. Anch'io molto tranquillo. Quindi non c'è nessuno? Serata scarica? Certo, scarica. Ho sentito dei botti prima. Ti tiro quello così. La scarica sotto il punto di vista di studio. Sì. Di alto tipo. Quindi? Buonasera anche a te. Con chi sto parlando? Sei l'ex proprietario della Magione? Se sì, puoi farlo suonare però. Per eliminare questa ultima. Ripeto, se sei un ex proprietario della Magione, puoi far suonare lo strumento o illuminare quest'altro. E una domestica, un domestico. Città che la servitù. Se sì, puoi farlo suonare o illuminare. Una botta e come se ci ha fatto capire non ci sono, solo che ma dentro sempre comunque rischia di andare, cioè perché? Alla fine della biblioteca non è che dici le stanze. Niente, quindi ti ho fatto illuminare e suonare prima lo strumento, puoi rifarlo, per favore.
Mi dà la conferma che ci sia veramente? Proviamo lo spirito. Che ha fatto per eliminare lo strumento? Ti chiedo scusa. Il galera che mi tocca di tantissimo. Perché non ti discute, non hai fatto niente? Forse prima fare il rumore della chiesa, eh? Vedi qui? Perché prima che hai chiesto scusa? Mi dite un nome, un vostro nome? Vostro come? No. Chi c'è in questa biblioteca? Si fa sempre vedere quegli strumenti ogni tanto. Puoi identificarti, per favore? Chi è questa parete? Chi è? O qual è? Ascolto. Come si fanno le persone che stanno in questa stanza? Raga, non si riesce a parlarci. Vediamo un attimo, perché sento dell'aria fredda. Non so se la vedo. Stavolta zero, non ha nessun segnale, questo una volta sola, il segnale che aveva detto prima era coerente comunque, sì. Aveva detto, cioè, tu hai smesso, non l'ha più fatto. Sopra e vediamo se abbiamo qualche altra redazione, dopodiché possiamo anche togliere le tenere, volendo. Se non succede niente. Le tengo.
tra l'altro. Nessuno? Ok. Chi sei? Della servitù per caso? Se la servitù puoi farlo suonare di nuovo? Il suono sta per sì. C'è qualcuno della servitù qua dentro? Puoi farcelo risuonare per favore, se così fosse? Io ho bisogno di qualcuno della servitù che mi dia delle informazioni sulla casa. Mentre stavo parlando io, che stavo dicendo, può essere che passi qualcuno. Ho sentito di qua. Tipo. Cos'era? No. Cicolio. Sembra un rumore. È tipo uno strusciamento. Sì. Che cacchio è? Glenn in questo momento stava pensando, se lo sapessi devo dire. particolare. Sono queste dannate gocce d'acqua, ragazzi, che danno un fastidio perché sono inquietanti anche, tra l'altro. Da qua è lagato la stanza. Qua non mi fido però a mettere i piedi. Illumina dentro un attimo. Mamma mia, tutta... Mamma mia, il tetto come è messo. Sì. Chiesa allora, che c'era il... Ah, una finestra. Qua si scende. Cazzo. Claustrofobico sto qua di due anni. Ci passo neanche tra un po'. Cosa mi ripeti di mente? Faccio la foto al cesso. Sei bella. Salve. Salve. Perché c'è la polverina, si scivola.
Oh mio Dio, soffitto, no, 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 no. Torna giù. Cioè, brutto, brutto, brutto. Se scendiamo di qua dove andiamo a finire? Proviamo. Da qualche parte finire. È quello sicuro. Raga, vedi uno stretto. È scomodissimo. Sopra. Non ma veramente? Siamo finiti? Ragazzi, questa era la stanza dove la volta scorsa Gle ha sentito quel shh. Poi risentendolo poi nel video si sente come, anche abbastanza nitido. C'è qualcuno qua che la volta scorsa ci ha fatto shh, ti fai risentire? Secondo te era più femminile quel verso lì? Io così la prima volta ho detto femminile. Anch'io, infatti. C'è magari la cuoca? È lei che ci ha fatto shh. Mattonelle? Sì, le piastrelle rotte. Non mi ricordo. Ok. Perché? No, perché mi ricordo anche nel video, voi camminando, facevate un sacco di casino e sembrava esserci per tanto tipo piastrellume rotto, però non ci sono, no, non che non erano lì, no, non ci sono neanche lì, non sarebbe, ah beh sì, va bene, quindi non ci fai più il verso o un altro verso, il rumore, quello che vuoi. L'uscita. Che dici? Sì. Che mi sembra che era di là. Allora arrivati da qua. Giusto? Qualcuno ha fatto un rumore?
Questo è te. Che respiri. No. Respira normalmente. Ah no, non sei tu. Sentivo come un... Non lo so, vieni di qua, vieni di là. Io ho sentito da lì qualcosa, però, cioè, talmente breve che non... Ma era tipo sempre verso oppure rumore? Sì, è misto. C'è nessuno. Poi io giuro di aver sentito respirare, non era lei. Cioè molto piano, eh. Cioè, sicuro la telecamera non l'ha preso mai nella vita, però. Non me lo sono immaginato. Sembrava un sospirare, tipo. Però molto leggero. E ho avuto la sensazione che fosse anche maschile, tra l'altro. Quindi non c'è nessuno, ultima possibilità. Ci fate illuminare quello strumento, per favore, con la lucina verde. E siamo lontani da casa, quindi avremo un po' di strada da fare. Quindi andiamo via. Ma ci ha fatto piacere ritornare. Ci date un saluto con lo strumento? Stasera K2-0, quindi questo vuol dire tra l'altro che la volta scorsa qualcosa era, perché sennò ci sarebbero state altre interferenze. Anche con la Spirit Box uguale, cioè ha fatto molto meno. Troviamo l'uscita e poi conclusione. Ok ragazzi, abbiamo terminato questa indagine a Villa Conchiglia. Che dire? Allora, le presenze sono state un po' più timide, si può dire. Ci sono perché ci sono, abbiamo avuto riscontri sonori abbastanza importanti, come il rumore, il tonfo che apparentemente sembrava provenire dalla chiesa, ad esempio. Quello è stato parecchio forte. 3-4. Sì, esatto, non è stato solo uno, quindi è impossibile che sia un qualcosa dovuto alla struttura o un calcinaccio che cadeva, anche perché la chiesa l'avete vista, era messa abbastanza bene. Questo sembrava proprio un rumore di legno provocato dalle panche, come se qualcuno sbattesse sulla panca di legno della chiesa. Strano, strano davvero. In secondo luogo ragazzi, K2-0, l'altra volta qualche segnalino nella biblioteca l'avevamo avuto, questa volta zero totale. Abbiamo avuto qualcosa con la Spirit Box, sia a livello sonoro, quando abbiamo fatto la sessione, sia per quanto riguarda il rilevatore di temperatura, che però anche in questa circostanza è stato minore, perché la volta scorsa, ricordate, suonava di continuo. Questa volta sembra che hanno voluto dire ci siamo, però non abbiamo voglia, comunque siamo scarichi, non ce la facciamo. Però ragazzi, cavolo... A parte che la villa in sé è bellissima, sì. Cioè davvero bella, e però... Peccato per la scala che secondo me è chiusa dietro a qualche parete murata. Esatto, perché sono presenti diversi muri, sta passando una macchina, grazie per donati. Allora, probabilmente la scala che dice Glee, che abbiamo ipotizzato che non avessimo visto ancora, giusto?
Molto sì. Bene, ok. probabilmente ragazzi si trova da qualche parte in qualche, diciamo, un fratto murato, probabilmente, non lo sappiamo. O magari ci confondiamo, ragazzi, la scala è solo quella, può anche essere, anche se dalle foto che ho visto su internet mi sembrava un po' diversa, poi magari è presa da un'angolazione particolare, non ho idea. Però sono presenti diversi corridoi murati e quant'altro, quindi chi lo sa, non lo so. Non lo scopriremo mai, quindi ragazzi, pace e amen. Detto questo, ragazzi, io vi salutiamo e vi ringraziamo e vi diamo appuntamento al prossimo video, sempre solo qui su Ghost Hunters Italia. Fateci sapere se avete notato o sentito qualcosa, come sempre. Ringrazio Gle, come sempre, che mi accompagna in queste avventure nel mondo dell'ignoto. E ci vediamo, ragazzi, alla prossima. Ciao, ragazzi, buonanotte. Oh.